Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Centro 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate con la disfatta totale di tutte le gang presenti qui a Centro. E beh, la Ultor che adesso si è messa in gioco. Cerchiamo di togliercela noi dai giochi ora. Il sale della terra di nuovo. What is this? Don't know, I found it here and it was addressed to you. Vediamo. Looking to crash your party? Thinking about it. Well, your history with boats is pretty solid, so this seems like a good idea. Madonna mia, quel sopracciglio. Good idea. Pierce, vuoi che ti ammazzo? Nope. But it's probably a trap. Yep. Yep. I don't understand you. va bene. Noi abbiamo un buon rapporto con le navi. È che non lo so, Pierce. E non posso neanche prendere un cavolo di macchina decente. Devo prendere sto scaccio totale. Vabbè. Ma dai, ma devo raggiungere uno yacht con una moto d'acqua. E tutti i miei companion li lascio giù. Vabbè, mi dispiace. Ciao. E c'è pure un elicottero. E quando mai... quando mai non c'è un cazzo di elicottero che cerca di tirarci giù mentre andiamo in missione in acqua? Ah, non sta lanciando tra l'altro delle bombe, sta lanciando proprio dei missili incredibili. Bastardo. Aspetta che arrivo sullo yacht, adesso vedi. Adesso vedi appena riesco a fermarmi un attimo. Maledetto. Bastardo. Faccio un culo a te e a tutta la nave adesso. Vedrai. Ecco fatto. Allora, prima di tutto, dove sei? Distrutto. E ora ci occupiamo di... che è successo? Ci occupiamo di tutti voi. Niente più zozze sulla mia nave. Via tutte ste zozze. Questa era una citazione poco palese. Ecco fatto. Forza. Dobbiamo farli fuori tutti quanti. Ah, che tra l'altro ho appena realizzato cos'è appena successo. È stato Dave ovviamente a mandarci quella mail. Era ovvio. Cioè quella mail, quel pacchetto era palesemente ovvio. Però vabbè, l'ho appena realizzato perché sto capendo un attimo cosa sta succedendo in tutta la missione. Allora, fermo un attimo. Voi due. Ecco fatto una. Ecco fatto due. Ed ecco fatto tre. Niente più barchette che stanno in giro mentre sto facendo la missione. Uno è su questo piano. Forse anche due, non ho visto bene. Ah, è il piano ristorante. Mi dispiace, mio caro dirigente. Ma è finita. Ce n'è ancora uno. Dov'è? Dentro la cucina è nascosto. Ma guardalo. Holy shit. Maledetto cane. Guardati. per sicurezza gli do anche un colpo. Si saliva. Che stupido. Non ci avevo pensato si potesse salire effettivamente. Beh, gli altri sono invece qua sotto. E quelli li andiamo a prendere di nuovo. Kill my husband first. Ma dai. C'è tanto... scusami. Hai già tenuto in conto che ti vado ad ammazzare tra poco? E la prima cosa che dici è uccidi mio marito prima? C'è tanto, morirai lo stesso. Morirai lo stesso. Che senso ha dire di ucciderti tuo marito prima? Cos'è, vuoi la soddisfazione di averlo visto morto almeno? No, fermati. Fermati lì tu, eh. Tu stai buono. Tu vieni con me. Vieni con me, ti ho detto. Niente, lui non vuole venire. Missione compiuta. Volevo prenderlo e sparargli in faccia davanti a tutti. È arrivata la Ultor, eh? O meglio, sono arrivati gli agenti quelli cazzoni. Vai alla barca motore e ferma l'ultimo dirigente. Allora, calmi tutti. Dov'è? Dov'è? Non c'era nessuna barca. Ok, per fortuna abbiamo anche la nostra companion.
siamo riusciti a fermarlo uccidendo subito quello che guidava. Quindi la missione era già completata fin dall'inizio. Sarebbe stato già un problema se non fossi riuscito a fermarlo subito visto che c'era l'elicottero. Guarda com'è compiaciuto Dave. Non mi sorprende che sei all'inferno. Ma come fa a vederlo da là? Cioè non ha una vista così ampia, credo. O forse sì, boh. No, non c'entrò la festa. Oh, that's all right, Jamie. I think I'm gonna skip it this year. Oh, and Jamie? Yes, sir? Please move my things to my new office and set up a press conference. You were promoted, Mr. Vogel? Yes. Guarda com'è compiaciuto Dave, però, eh? Mannaggia a te, mannaggia, Dave. $25,000. E altre missioni disponibili. Oh ragazzi, tu stai sopravvivendo a una marea di missioni, complimenti. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.